Gabibbi, proteggetemi, Gabibbi, abbracciamoci, Gabibbi. Che brutta pa- Cosa stai guardando? Guarda che ti guardo, guarda che ti guardo, guarda che lo stai facendo. Perché se un guardone so, c'ho paura, vieni dentro e chiudi il cancelletto, chiudi. Che è successo? Che è successo? Anch'io devo dirti un fatto. Dimmi tu prima, dimmi tu. Allora, ti ricordi lì dietro, no? C'è la prateria. Sì, sì, l'ho visto. In mezzo alla prateria, stava tipo il killer. Non è possibile, non è possibile. Sì, da ballando tipo. E io ho visto il killer dentro quel camion dei pompieri, anche io l'ho visto che si muoveva strano. Ma che fate in mezzo a tutti i gabibbi? Anna, entra dentro, chiudi la porta per carità perché? Di Dio. Che succede? Chiudi la porta perché siamo sotto attacco, il killer ci sta spiando. Dietro ogni angolo c'è il killer. Dove l'avete visto? Era di nuovo lì. Era dietro il camion. Guarda, ti giuro. Non è possibile, Chico. Forse è le traveccole. Non è possibile. Forse è le visioni, Chico. Secondo me potrebbe essere che il killer sia uno dei gabibbi. È per forza uno dei gabibbi. Se mi metti in salto, è sicuro. È perché sono di più di prima. È questo? No, non era, non ma era. Forse questo qui. Questo qui. Era possibilmente quello. No, fermi. Non ho toccato. Era questo gabibbo. Per forza era in disparte. Questo qui, questo qui. Chico, basta. Stiamo facendo una strage di gabibbi, però. Così non si fa mica. Usciamo. Siamo stati rante. Ma tu cosa guardi dal vetro, imbecille? Bastava fa un rumore assurdo. Esci fuori, magari. Venite anche voi. Bastava a parlare al telefono con zia Giuseppe. Zia Giuseppe, vabbè. Avete ucciso tanti gabibbi. Bella famiglia. Dai, ma da dove sei uscito te? Da dove sei uscito? Dall'uovo di Pasqua, dal pasqualone. Fai schifo, ti devo bruciare. No, per forza. Lo devo fare morto velocissimo. Allora, diamoci una calmata, perché qui non si può andare avanti con questo clima di terrore. Io e Chico forse ci siamo fatti prendere un pochino la... Che cacchio c'hai? Là dietro l'ho visto un secondo, proprio così, tipo... E poi è sparito. Siamo tutti un po' affetti da nevrosi da killer. Pazzi, no, siete stai zitto, guarda. Dall'ultima volta che siamo andati nella città dei killer lì è stato terribile, perché abbiamo visto il killer, poi abbiamo visto i fantasmi e abbiamo visto l'enigmista e il killer, soprattutto il killer, e ci ha fatto cagare addosso. Io adesso ho paura. Tipo, tu ti giravi, c'era il killer. Sì. Guardavi sotto, c'era il killer. E infatti e siamo terrificati, siamo terrorizzati, siamo allora tutti. Ma fatto bene andare al McDonald's e a prendere tutti questi menu buonissimi, vero? Ma scusa, ma tu ogni cosa di cui devi parlare si riguarda il cibo. Cioè, stiamo parlando di killer, di assassini. Non è vero, devi avere di più. E per esempio il rap. Chico, cosa stai facendo qua dietro? Sto guardando il paio del nonno. È sospetto, sicuro c'è il killer dentro. Vado a vedere, aspetta, eh. No, state dai, dietro. Basta con questa cosa. Non mi sembra, mi sembra pulito il killer. Cioè il bagno del killer. Mi sembra il bagno del nonno. È il bagno del nonno quello. È pulito comunque, state tranquilli. E se fosse lui il killer? No, no, non è possibile. Il nonno è troppo vecchio. Ma siete tutti paranoici. Abbiamo i nostri motivi, fidati. Ci abbiamo decisamente i nostri motivi. Comunque, ragazzi, dobbiamo andare a cantare la canzone. Non possiamo farci prendere dall'isteria. Sì, è arrivato il momento della canzone, quindi assolutamente, cioè io l'ho preparata. Aspetta, ma come facciamo a cantarla? Tu non ce l'hai fatto manco sentire. No, perché io canto. Voi dovete fare tipo delle cose. Adesso vi spiego. Di accompagnamento, dei suoni di accompagnamento. Allora, io vado allo stadio in aereo. Voi invece andate tutti quanti col pulmino. Col pulmino, col pulmino. Ma io volevo entrare in aereo. Non ci puoi stare. Ma abbiamo seguito. Perché dovete andare col pulmino, non capite niente. Mi sono bloccato dentro le ali dell'aereo. Guardate, guarda che dovrà succedermi. Ok, ci sto. Mi raccomando, ci vediamo lì e rimango in contatto aereo con voi, perché ho imparato benissimo a guidarlo. Ma sei sicuro? Sì, sì, assolutamente. Guarda, ho fatto lezioni di volo. Ho preso lezioni di volo da un signore chiamato Tom Cruise. Ma non ti vedo, non ti vedo decollare. Perché non sto ancora decollando. Allora, devi stare zitto, perché sennò ti ammazzo io, ok? Posso fare la torre di controllo No, assolutamente no, ok? Sto partendo a tutta birra, non di meno, ok? Siamo sicuri che decollerai benissimo. Assolutamente, vai. Sono in volo. Pazzesco, pazzesco. Allora, guarda come vola, sono così fiero. Grazie. Allora, ci vediamo lì al concerto, va bene? Al concerto. Va bene, ci siamo quasi. Ok, un atterraggio morbido al concerto. Vola piano. Questa è l'entrata in scena di cui vi parlavo, amici. Ok? E dall'alto, l'Aionio, lui si poserà. Perché l'aria lo sostiene. No, aspetta. No, niente, sono in acqua. Va bene. Però è andata meglio delle altre volte. Almeno non sono morto, giusto? È stato un atterraggio morto. Ma ci sei arrivato, no? Sì, è andata di lusso, secondo me, questa volta, no? Cioè, sono stato bravo. Abbiamo solo perso un altro aereo. Ma chi se ne frega? Quelli stanno lì in acqua, stanno pure bene, si lavano. Gratis, sì, li ho rubati. Ne ho rubato un carico pieno di aerei. Oh, andiamo, sbrigiamoci, mi raccomando. Ah, dobbiamo lavorare anche sulle entrate in scena, perché il pubblico, quando ci sarà il giorno del concerto,
concerto, che tra l'altro ormai manca pochissimo, si aspetta da noi un'entrata in scena come si deve. Quindi proveremo. E come facciamo? Tu c'hai l'aereo e noi? Adesso ve lo faccio vedere. Però anche a piedi si può essere fighi. Quindi adesso vi faccio vedere uno alla volta. Ragioniamo sulle vostre entrate in scena. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Mi sta scaldando. Che schifo. Allora, per primo Mario Rosario, tu devi entrare. Sono fortissimo. Allora, ti spiego come devi fare. Allora, ce l'hai una pistola, un fucile, qualcosa del genere? Perfetto. Ho tutto quello che vuoi. Allora, prima di tutto devi parlare, perché non mi pare che qua siamo su Sister Act che stai cantando Oh Happy Days. No, we are on the rapper days. Allora, però, essendo tu Mario Rosario, ci potrebbe anche stare bene. Allora, adesso ti spiego. Tu entri, spari per aria due volte e poi fai Oh Happy Days da Mario Rosario. Ok, sei pronto? Io ti sto da qua. Sono pronto? Io ti vedo. Devi farlo mentre entri davanti a me, così io fomentami, ti vedo. Fomentami, fomentami. Però devi partire da lì, imbecille. Ok? Ma lo fai. Devo sparare? Stiamo provando. È qua la prova, è nel backstage. Ok, ed ecco Mario Rosario. Oh Happy Days da Mario Rosario, imbecille. Da Mario Rosario, figlio, dai, fai cagare. Riprova. Terribile. Devo ucciderti se lo sbagli di nuovo. No, vai. Stavolta su. Allora, ed ecco voi, Mario Rosario. Oh Happy Days da Mario Rosarios. Dai, va bene, bravo, va bene, va bene. Okay. Inizia ad andare sul palco, Mario Rosà. Ok. Adesso Alex, tu hai un fucile, qualcosa, un'arma, qualcosa, perché quelle nel rap ci stanno bene. Ok. Allora darai una sventagliata di smitragliamento senza colpire il pubblico, però mi raccomando, è importante. Ok. E poi dirai, com'è che ti chiami? Big Nuggy, giusto? Big Nuggy. Ok, e dirai Big Nuggy in the house. Ok, sei pronto? Ok, vado, sono pronto. Ok, ed ecco Big Nuggy. Big Nuggy in the house. Ok, dai, va bene, ci sta. Buono, ok, avanti. Adesso per ultima, Annulus S. C'hai una pistola tua, è importante le armi. Ho il fucile, questo qui va bene. Perfetto, allora un paio di colpi per terra, saltando, tipo pum pum, e farai Kangaroo Annulus S, ok? Ma come Kangaroo? Kangaroo, è così, ok, sei pronta? No, 3, 2, ed ecco Annulus S. Kangaroo Annulus S. Che cringe, ok, perfetto, va buonissimo. Era perfetto, Anna, perfetto. Non avrei potuto chiederti di meglio, alla grande. Venite con me, ci andiamo a sistemare sul palco e vi faccio sentire la nuova, il nostro primo singolo, la nostra... Quali sono le nostre postazioni sul palco? Allora, adesso ti dico, dunque. Tu, stupido Big Nuggy, stupido sciocco, devi suonare il triangolo, ok? Perché è l'unico strumento che puoi suonare, quindi non so. Ma c'è la gang, nemica! Davvero? Ma vabbè, questi... Possiamo toglierli di mezzo, perché effettivamente, cioè, non c'è posto per voi. Cioè, mi dispiace, però abbiate pazienza. Ma questa è concorrenza sleale. Vabbè, scusate, è il nostro momento di esibirci. Devono rimanere loro in mezzo alle scale. Infatti. Scusa, se abbia pazienza. Dovete togliersi. Devo yo-yoarla, signore? È immune? Questo è lo scheletro, è tosto, guarda. Sono tosti, sono immuni allo yo-yos. Ma come li ha fatti a togliere di mezzo Porelli? No, che Porelli, quelli sono la gang rivale. Dobbiamo essere crudeli con loro, molto cattivi. Dobbiamo essere più bravi anche. Oh, ma io che suono, quindi? Allora, Mario Rosario si mette la tastiera lì all'arpa, invece Big Nuggy alla batteria e Annulus S on the piano. Va bene, ok. Allora, siete pronti? Mi raccomando, mentre io canto, desidero da voi che voi vi impegnate in un fantomatico lavoro di sporche. Quindi praticamente dovete dire delle frasi sporche, delle parole sporche. Alex, fammi un esempio, non lo so, hai qualcosa di pronto, qualcosa di bello. Ma tipo da sottofondo? Sì, esatto, qualcosa di sottofondo, c'è qualcosa? Prova un po'. Vado, Sì. Entro oggi. Ascolta, tua sorella in carriola. Quando devi fare una cosa? Nella giornata corrente. Tua sorella, quella deficiente. Stupido. Via. Bravo. Beh, bellissimo alla grande, direi. Perfetto. Anna, tu hai qualcosa del genere? Via. Sì, ce l'ho. Via. Pattumiera. Fazzoletto usato. No. E hai detto parole sporche. Imbecille, deficiente. C'ha senso, di solo pattu, ok? Va bene. Metal Mario Rosario invece. Io ho le basi. Cioè, devi sputare. Va bene, dai, mi piace, ok. Allora, siamo pronti? Guardate che è pazzesca questa canzone. Io ve la faccio partire e sicuramente vi stupirà, ok? Bellissima, vai! La canzone è Gabibbo Rantegoso. Siamo tutti pronti a questo Gabibbo Rantegoso. Oh, qui lo dico e mi riposo. Non sei ancora arrivato perché sei adiposo. Ma meglio, perché se ti vedo adesso così tutto affannoso, c'è forse pure il rischio che ti sposo. Amoroso! Non è vero, sei peloso, rantegoso, ma
solo qualche volta io ti vedo appetitoso e non riesco ad ignorare il tuo lato burroso. Oh yeah. Che vi è parso? Delirio, guarda. Non c'è nessuno, però in realtà. Oh, una bomba? Ma hanno tirato una bomba? Ma la folla è in delirio sul serio. Ma che cacchio è che ha tirato delle bombe? Ma c'è un imbecille. C'è un imbecille aliante che è entrata in scena dignitosa, tutto sommato. Ma tira le bombe a te. Indietreggiamo. È un sabotaggio. Beh, effettivamente io gli ho sparato poco fa, ma mi sembra un comportamento. Yo boy! Ma mi sembra esagerato. Yo boy! Ti devo dissare qui sul posto per insegnarti l'educazione. Sta scappando. Schifoso. Schifoso rantegazzo maledetto. Questo è perché perché Chico non c'è. Perché se ci fosse stato Chico, quello là avrebbe avuto tutta la paura. Perché Chico fa schifo a vedersi, sai. Fa veramente schifo a vedersi. E uno c'ha paura. E quello si fa pure più schifo. Lui maledetto. Con quella testa tutta rotonda e liscia. Che ci potrei, mi potrei lucidare. Lasciamo perdere. Vai, che non voglio essere volgare. Che schifo. Bisogna fargliela pagare, fuori dal rap e nel rap. Bisogna fare qualcosa. Ma intanto ci ha sentito la nostra nuova canzone. Potrebbero copiarla. No, esatto, no, non possono. Non hanno abbastanza verve per li poterla copiare. Li sabotiamo di nuovo se ci provano. Infatti, maledetti. Gli diamo fuoco. Faccio una telefonata immediata a Chico. Perché bisogna che subito arriva. Chico! 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 Sei un imbecille. Chico! Fratello, fratello, che è successo? Allora, stavo fratello, un accidente. Se tu, quando io ti telefono, rispondi dopo 10 minuti, io ho fatto in tempo a morire. Ma la tecnologia qua non la so usare, io lo sai. E che rapper sei, Fai schifo. È un rapper antico. Allora è arrivato, un rapper antico non esistevano. È arrivato quello lì della gang rivale, ci ha tirato le granate, io stavo cantando la canzone. Chi di preciso? Il pelato, quello là con gli occhiali da sole. È il pelato, sì. Bisogna vendicarsi assolutamente, non esiste quello che è successo, sono furioso. Le vado a pestare da solo? Non è che soltanto perché ha la testa lucida, allora può sgridarci. È turbo lucida quella testa, lo turbo lucida, sì. Droppiamo il microfono in faccia. Chico, ti attendo più in fretta possibile, ci vediamo in concessionaria. Cioè al Arrivo. Detective là, quel cacchio che vuoi. Ok, sbrighiamoci. Quello che è diventato, vai. Tua sorella è diventata, eh? Io ad Alex non lo voglio più. Ok, possiamo espellerlo. Perché? Possiamo toglierlo da. Perché c'è? Perché non possiamo fare che quando siamo lì al concerto io dico Alex, fai le tue rime sporche e lui ci mette 30 minuti per rispondere. Non è vero, più o meno. Non è vero? Non è vero? Ma ci serve qualcuno che ci fa le rime sporche, sennò come facciamo? Sì, ma Alex, se ci mette 3/4 d'ora le fa all'avversario, perché io ho già finito di cantare e è iniziato quell'altro. Mario Rosario, tu sei il mastro del salire a bordo dei veicoli, vedo, ma perché io vi lascio sempre il posto? Certo. Io voglio anche correre, rap, slang. Ok. Cosa stai dicendo? Che è stato? Adesso attenzione che mi sa che il rap. Gli è iniziato il borbottamento a Mario Rosario. No, non è vero, non mi dico così, dai, che poi mi preoccupo. Fai bene a preoccuparti. Adesso abbiamo il Peppe al sedere, perché qua io non posso lasciare impunito quello che è successo. Già che non ci basta che vedo il killer dappertutto, mi è sembrato anche di vederlo 2 o 3 volte in mezzo alla folla. Pure tu, anch'io l'ho visto. Ma poi c'era talmente tanta gente nella folla che non posso essere sicuro, cioè c'erano miliardi di persone lì. Ma io l'ho visto anche tra i tecnici, l'ho visto. Miliardi di tecnici tra i ballerini. Tra i ballerini pure, Imbecillone? Oh. Ma che sta facendo? Si è sentito male? Si è sentito male. Stavo controllando i miei coltelli. Allora ho trovato questo coltellino in tasca e questa ascia assurda. Oh, mamma mia, è fotonica. Ma cosa stai dicendo? Sei impazzito? Ma non vi ho visto arrivare, scusate. Perché non avete detto niente? Ma io ti ho visto qua e ti grattavi le palle, immobile, con l'ascia in mano. No, in tasca. No, le palle quelle degli occhi si grattava. Sì, le palle degli occhi, certamente. Ti stavi depilando le palle degli occhi. Ne vuoi una? No, assolutamente, visto gli usi che ne fai probabilmente. Le palle degli occhi, questa qui, no, queste mie armi ma assurde. Per difenderci dai il killer, dici, sì, che ci servono. Sì, è un coltellino tipo Vabbè, ma mi sembra che di armi ne abbiamo, cioè. Coltellino, ma non lo voglio sto coltellino lercio, ma no. No, chi seriamente. Ciao, sono basta! Dai, amici. Oh, ma cosa sei diventato, un venditore di coltellini? Sei uno scout. Tu sei uno scout, non ti vogliono. No, scusa, io sei rantegoso, sei. Oh. Vabbè, ragazzi, non c'è nient'altro da fare se non fargliela andare pagare. In ufficio. L'investiamo. Sì, questo è l'investimento. No, aspetta, scusa, avete sentito cosa ha detto Rosario? Avete sentito? Ha detto Rosario. Ha detto di andare in ufficio. Abbiamo idea, un piano, no, una cosa forte da rappers. Possiamo rinchiuderlo in una cella e dimenticarci la chiave? Sì, ci sto, io me ne vado. Ciao.
Che succede? No, ragazzi, questa volta non vengo, paura, ciao. No. Non volevate venire in ufficio, eh? Vabbè, andiamo noi, venite con me, andiamo. Perché qua sicuramente ci sta chiamando per una macumba d'emergenza. Sarà successo qualcosa. Che vuole ancora questo? Secondo me è indignato persino lui del fatto che sia successo quello che è successo, capite? Cioè, questo l'ha saputo, attacco. Dici tu? Secondo me l'ha saputo. Non entrare ancora, non entrare. Ma occhio, secondo me qua c'è una trappola in corso, eh? Vedi che non c'è nessuno, però. È strano, non c'è il signor il enigmista. È strano. Enigmi boy? Stai giocando con le bambolone? Ehi, Enigmi boy. Quelle... Non lo so. Ehi, non arriva. Ma non c'è nessuno. Vedete che ha sbagliato? E gli è partita una macumba, ma lui in realtà non voleva macumbare. No, non può farlo. Lui può farlo solo quando vuole la macumba, lo so io, Beh, secondo me è stata una cosa buona e giusta da fare questa cosa qua. Sì, ma anche proprio... secondo me. Ma scusa, allora la macumba? Non lo so, secondo me. Allora, ragioniamo. Se lui quando fa le macumbe vuole chiamarci, ma questa volta lui non c'era e non c'è tuttora, è possibile che magari gli sia partita per sbaglio. Cioè, magari lui ha un pulsante tipo degli speaker dentro quel bambolotto Tuso, gigante. Però e se l'abbiamo sente. Sentito, significa che qua intorno. È possibile. E magari l'ha fatta partire dalla casa dalla residenza del killer lì, che poi è diventata la sua. Possiamo provare a intruderci, però. E come ci intrudiamo? Ci sono questi assassini maledetti. Passiamo. Ok, lo so io. Avete ancora gli hang gliders? Quelli. Sì, ce l'ho. E tu invece, imbecillone, ce l'hai il hang gliders? Non parla, è scemo in guerra questo qua. Cosa è successo adesso? Cosa ti sta succedendo? Non lo so. Cosa c'hai? Ero concentratissimo. Eri concentrato? Sì. Io t'ammazzo. Mi sa che ho capito. Soffre di vertigini. Ti caghi addosso nell'altezza e devi fare il volo fino alla casa del killer. L'hai visto che riesco a entrare anche a piedi, no? Ok, allora Cicco entra a piedi e noi entriamo in volo. Ma non ce la farà mai. Fidati, così lo vediamo morire e fa ridere. Andiamo. È bellissimo, una cosa fantastica. Oh, nella luna c'è scritto Lion Figo comunque. Non l'hanno ancora rimosso. Quelli della NASA sono tutti impanicati. Dicono, ma com'è potuto succedere che c'è scritto Lion Figo sulla luna? Magari è davvero figo che è riuscito a scriverlo. Certamente che è figo davvero. Allora Anna, sei pronta? Ah, guarda, come Cicco... facciamo? Non mi sento, non prima mi sento. Guarda che c'è Cicco che sta entrando, che fa ridere. Adesso muore, guarda, mo gli arriva addosso il signore. Eccolo. Guarda Cicco, cerca di scappare. Guarda come scappa, guarda l'ora giù. L'ha preso. Ma faceva ridere. È sempre bello. Cicco del cavolo. Ok, adesso facciamo un volo e dobbiamo atterrare possibilmente sul tetto. Ma vedi anche tu. Wow. Guarda, wow. Dobbiamo atterrare lì sull'arco di trionfo. Ma dici che è vero o è un'allucinazione come quella che abbiamo sempre? Non ne ho idea, mi sembra molto vero però questo qua, andiamo, ok. Andiamo. Anna, mi raccomando, Mi raccomando. Ci sono. Ok, ci sono anch'io. Lion, ho un'idea assurda. Zitto, che ti fucilo, mannaggia te, ti fucilo. No, stai fermo lì. Stai lì. Perché qui? Perché devi stare lì, perché sennò ti fai notare, ti ammazzano di nuovo e ci scopro. Bravo, puoi stare anche. Ti ha visto, ti vuole ammazzare. Vabbè, stai fermo, noi ascoltiamo che qua sta succedendo qualcosa, Anna. Allunga l'orecchio. Sì, sono proprio con la faccia appiccicata al vetro a sentire. Che tu sicuramente c'hai anche l'orecchio buono. Dobbiamo capire che cosa si dicono. Perché a me questo qua sembra molto reale. Cioè, non mi sembra un'allucinazione. Porca no? miseria, non è finto per niente, manco quello. Guarda l'enigmista lì. Mi dica, signore, mi dispiace. Io non so come altro scusarmi. Sono stato un pessimo signor l'enigmista. Mi scusi profondamente. No, non ci credo. L'enigmista è un sottone del killer. Stai ma zitto, schifoso. Lurido, infame, schifoso. Penso che la morte non sia abbastanza per te, quindi ti condanno a fare la stessa fine di quegli imbecilli là fuori. Sciocco, stupido, disgraziato. Ma in che senso? Oh, ma aspetta, sa che siamo qua fuori? Signore, no. Mi dispiace, signore, la prego. Non mi condanni in questa maniera. Posso fare di meglio, signore. Li terrorizzerò di più. Sono stato uno scarso, signore, è vero. Merito niente, non merito proprio niente. Scusa, la ma prego. Che vuole fare peggio di così l'enigmista? Poi senti quanto lo minaccia quell'altro. Porca miseria, ma che facciamo qui? Basta, levati immediatamente da davanti alla mia visuale. Sparisci, vattene subito via, schifoso, vai via, fuori di casa mia. Guarda come scappa, ma poverino.
poverino! Cioè, poverino, insomma. Anna, andiamocene, fine... andiamocene, via, via, via! Cosa via, andiamo? Via, 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 con la lente, via, 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 nel recinto dei Gabibbi. Riunione di emergenza dei Gabibbi, che qua non siamo invisibili, non ci vede nessuno. Vedi che... Oh, ma che è successo? Corri, corri, ci avevamo ragione a sospettare che il killer fosse dietro ogni angolo. Mamma mia, perché Chico, lo era. Tu non hai idea, il killer è arrabbiattissimo. Anna, stai zitta, vattene subito via. È stata una cosa terribile, proprio, guarda, un continuo. Quindi assurda. Cioè, il killer e l'enigmista erano in combutta per spaventarci, da quello che ho capito io. Però quello che è successo è che praticamente l'enigmista, quanto ha detto il killer, non stava facendo un bel lavoro. Cioè, non ci faceva abbastanza paura ed effettivamente... Ma sì, che ci aveva paura, ma insomma, tutto. Ma no, no, noi abbiamo paura del killer, ma l'enigmista l'abbiamo anche preso in giro. Non avevamo molta paura di lui, è vero. Perché è stupido. E quindi si è arrabbiato. E il killer si è infuriato, è andato su tutte le furie, gli ha detto che adesso subirà la stessa cosa che subiamo noi. Cioè, l'ha trattato malissimo, tra l'altro. Io ho paura... cosa ci fa? Cosa avete scoperto? Andate immediatamente via, subito. Subito. Più, ci siamo preoccupati. Subito, non vi voglio vedere mai più. Mai, partite. Partite. Ok, anche tu Anna, parti dicevi, con loro. Dai, dicevi, perché? Dicevi. Perché sei stata scema in guerra. Vai via, fuori, fuori, via. Il flashback del Vietnam. Cosa stavi dicendo, Chico? Scusa. Mi stavi dicendo la situazione, no? Ah, cosa sì, pensi? Sì, che certo, certo, certo. Secondo me il killer adesso farà qualcosa contro l'enigmista, ma noi dobbiamo preoccuparci di più del killer che dell'enigmista, perché quello è cattivo davvero. Ho un'idea assurda. Alleiamoci con l'enigmista addosso. Così tanto tutti contro il killer. Potrebbe essere una buona idea. Cioè l'enigmista ha sicuramente paura del killer. In questo momento deve averne. Quindi io penso che possiamo fare una riunione d'emergenza. Invitiamo anche l'enigmista. Sì, e ci facciamo portare le nostre cose magari. Bella idea. Sì. Ci facciamo confessare dove le ha nascoste. Perché sicuramente il killer è la causa di tutto questo. Ma poi il killer è morto. C'è la sua tomba lì nel giardino del Raffaele. Ha finto la morte. È sicuro, ha finto la morte. È possibile. Per toglierci di mezzo. Cioè per farci pensare che fosse tutto sistemato. Qua cosa c'è? Una riunione di briscola? Eh? Non ci vuoi più, non veniamo più. Esatto, no? Abbiamo fondato il nostro club. E come l'avete fornato? Chiamato? Fornato. Quello dei disagiati. È il club dei disagiati, bello. Ma io non l'ho scelto il nome, ma che club? Eccola, io sono eccola la socia onoraria. Cosa vuoi? Anna, nel club di Alex, come si sta nel club di Alex? Non andare all'angolo. Non lo so perché non c'ero io. Sì che c'è. Anna era in un altro club ancora, completamente differente, tutto suo. Che club? Come si chiama? Come si chiama? Stavo scrivendo nel mio diario, lasciatemi in pace. Il club del diario, wow, proprio da boomer comunque. Bene, quello che conta però è che noi adesso abbiamo due missioni, bisogna non perdere. Anna, vieni con noi, dai, sei di nuovo nel club ufficiale. Ma lo so che voglio, sì, perché che vuoi. Ogni volta mi tratti male, sì, e mi vabbè. Cacci. Perché parli male, oh. Dicevamo, abbiamo due missioni equamente importanti. Uno, recuperare i nostri averi e mettere fine a questa questione del killer enigmista. Bravo, certamente. E poi numero due, invece, vincere la guerra di rap contro l'altra gang. Ma quella è già vinta praticamente. Ma guarda, non per merito tuo. Boom, tz, boom, tz, o cosa cavolo dovevi fare te? Mi ricordi qual era la tua sporca? Non è così, no, infatti neanche la bomba bomba, che sei un imbecille che ti stonta. Vabbè, in ogni caso non importa. Abbiamo queste due missioni, il concerto deve avvenire e avverrà, perché non si può posticipare, e io ho già incassato parte dell'anticipo dei biglietti, quindi raga, bisogna farlo. Quanti cash? Non ve lo posso dire, cioè. Perché? Soldi miei, cioè. Hai speso i cash? Non ho speso i cash per gli aerei. Dai! Perché mi sparate? Sono i soldi cash. I soldazzi! No, perché me li ti do fuoco, ti brucio totalmente, Rosarios.